Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Evo Drumsticks. Oggi vi parlo di queste bacchette qui che per prima cosa sono made in Italy. E poi, raga, hanno un buon bilanciamento, si rompono pochissimo e quindi le hanno un po' tutte dalla loro parte. Allora, quindi parliamo di queste bacchette. Molti di voi probabilmente le avranno già viste. Da quando le ho scoperte ho incominciato a rompervi sui social, soprattutto su Instagram, in un sacco di storie, in un sacco di post. Chi non mi segue su Instagram lo deve fare subito e deve seguirmi anche su Facebook e deve iscriversi anche al canale e deve anche cliccare la campanellina e deve anche attivare le notifiche e deve anche leggere l'articolo sul sito Gastube. Perché oggi sono qui a parlarvi di queste bacchette, di questo prodotto? Perché, come vi ho detto, per prima cosa queste bacchette sono made in Italy. Secondo me è giusto avere un occhio di riguardo verso il made in Italy, perché in Italia la gente che lavora bene, la gente che fa dei buoni prodotti c'è e come. Qualche settimana fa sono andato a Reano, in provincia di Torino, da Paolo, che è colui che ha inventato Evo Drumsticks. La prima volta ne ho provate un po' e poi ho scelto questo tipo di bacchetta qua, il modello XLT, vediamo se si vede. Sì, si vede. Le ho portate a casa, le suonate per un bel po', tra l'altro, come vi dicevo, durano un sacco, perché sarà almeno 3 settimane fa, un mese, che ho preso quelle bacchette e non le ho ancora rotte. Quindi le ho provate un po', ho suonato un po' con questo tipo di bacchette, però io sono abituato a tenere le bacchette abbastanza in fondo. E quindi ho chiamato Paolo e gli ho detto: guarda, queste bacchette sono bellissime, perché se io le tenessi normali sarebbero perfette. Però c'è qualcosa che ancora non mi convince. Quindi gli ho spiegato la situazione e lui mi ha detto: ah beh, nessun problema, da adesso sono uscite le Extreme. Quindi mi ha mandato queste bacchette qua, che sono le XLT, sempre uguali, ma Extreme. Che cosa vuol dire Extreme? E oggi principalmente vi voglio parlare di queste bacchette, le Extreme, che sono uscite veramente da poco e ci sono praticamente di tutti i modelli. Significa che sono un pochettino più lunghe di quelle normali. Infatti vi faccio vedere. Se io le metto perfettamente uguali, la XLTX sarà un pochettino più lunga. Sembra veramente poco, ma quando andate a suonare è tantissimo. Con l'XLTX avrò un pochettino ancora di bacchetta libera. Consiglio numero 1, oggi ve ne do un po' di consigli. Non tenete mai la bacchetta in questo modo, che non esca niente, cioè così, non va bene. Cercate sempre di far uscire almeno un dito, diciamo, la bacchetta dal vostro mignolo. Oggi i modelli ne vediamo 3. XLTX, quindi l'XLT Extreme che vi ho fatto vedere adesso, le 5AX, cioè le 5 Extreme, grazie per il fuoco, e le 5BX. Ok, va bene tutto, però qual è la bacchetta giusta? Qual è la bacchetta giusta per me? Qual è la bacchetta giusta per un batterista? È difficile, perché io mi rendo conto comunque, dopo un po' di anni che suono la batteria, ogni volta cambio. Perché? Boh, questo non si sa, perché ognuno cambia gusti, perché cambia modo di suonare. Però la cosa veramente importante di una bacchetta è il fatto di sentirsi potenti con quella bacchetta. Che potente non vuol dire che bisogna suonare forte. Quando hai la bacchetta proprio quella giusta, te la senti nelle mani e dici: che figata suonare con queste bacchette. E questa è la sensazione che secondo me un batterista deve avere. E poi oggi posso avere quel tipo di sensazione con una 5A e tra un anno posso avere quel tipo di sensazione con la 5B. Tra l'altro, questa cosa della potenza me l'ha detta Andrea Kirchhoff, che è un grandissimo batterista, e all'inizio non ho capito bene che cavolo volesse dire. Poi col tempo ho detto: in effetti la potenza non è la potenza quella del menare, ma è la potenza nel senso che anche se devo fare un colpo alto così mi sento potente, perché nella testa dico: yeah, ci sono. E questo oltre alla tecnica, ovviamente. Non è che prendiamo una bacchetta in mano bella e suoniamo subito bene. Più che altro non c'è una formula prestabilita, non è che un batterista di un certo tipo deve suonare con una bacchetta, un altro batterista con un'altra bacchetta. Conosco gente alta 2 metri con le mani giganti che suona con le 7A e si trova bene così. Cosa gli dici? Nulla, perché non puoi dirgli nulla. Allora, prima cosa, a parte il peso, che in ordine abbiamo prima ovviamente le 5AX, poi le XLT e poi infine le 5B, che sono quelle più pesanti di tutte. In realtà adesso vi ho detto, queste sono più pesanti di altre, queste più pesanti di quelle, ma ogni bacchetta la possiamo fare del peso che vogliamo, quindi possiamo anche fare diventare le 5A molto più pesanti delle 5B. Basta scrivere a Paolo una mail e gli dici: io voglio le 5B che pesino 1 grammo, e lui te le fa che pesano 1 grammo, vabbè, un po' di più.
Poi la punta, attenzione, qui abbiamo tre tipi di punta diversi, perché la 5A ha questa punta un pochettino a oliva, l'XLT ha un barilotto e la 5B invece ha questa oliva più grande e un pochettino più allungata. La cosa importante della punta è che è quella che andrà a suonare veramente sulla batteria, quindi è quella che dà un po' il suono alla bacchetta. Finché suoniamo sui tamburi, sul rullante, vabbè, non si sente tanto, anzi quasi che non si sente, ma la differenza veramente grande che dà la punta è sul piatto. Adesso vi faccio sentire i tre tipi di punta sul ride. Comincio suonando la 5AX, poi l'XLT e poi la 5B, sentiamo la differenza. Più che andare a scegliere la bacchetta, dobbiamo andare a scegliere la nostra punta. Questo varia molto per quanto riguarda i generi, perché ovviamente se noi andiamo a suonare jazz, magari non va benissimo usare una 5B con questa punta qua a oliva, ma molto più grande. Meglio usare ad esempio una 5A. Se noi suoniamo rock, probabilmente andrà meglio una punta di questo tipo qua, che assomiglia un po' a quella di prima, però è un po' più panciuta. Io invece ho scelto le XLT, perché per prima cosa è una via di mezzo. Seconda cosa, a me piace un sacco questo tipo di punta, che è a barilotto. Perché? Perché mi piace sul... E soprattutto anche bello definito, cioè definito anche su un piatto come questo qua, che è un Constantinople, che in realtà non è un piatto super definito. Questa è una punta molto versatile, quindi la posso usare, adesso ve l'ho fatta sentire sul ride, però anche il Charleston cambia. Allora, adesso passiamo veramente alle robe fighe. In un altro video dove vi spiegavo delle novità importantissime sul canale, dove vi spiegavo della questione di PadTube, dicevo, in questo video vi avevo già detto una roba, cioè che c'era un codice sconto per chiunque. Quindi chiunque voglia acquistare queste bacchette può andare sul sito EvoDrumsticks. Ci sono un sacco di tipi di bacchette, ma quando dico un sacco ce ne sono veramente tante. Ci sono 4 tipi di legno diversi. Oggi vi ho fatto vedere solamente quelle in icodi, cioè quelle più normali, diciamo. Però ce ne sono anche di altri legni diversi, quindi andatele a vedere. Quindi fatto questo, cliccate sull'e-commerce e lì sotto in basso a un certo punto ci sarà scritto aggiungi codice sconto. Voi qui sotto in descrizione di questo video c'è scritto codice sconto e trovate proprio il codice alfanumerico. Copiate quel codice lì e lo andate a mettere nel sito, avrete diritto direttamente al 10% di sconto su tutto quello che avete comprato. Un'altra figata che mi stavo dimenticando di dirvi è che potete avere anche il vostro logo sulla bacchetta. Vi dite, allora io voglio che qui mi scrivi solo Evo, però qua non mi metti questo, mi metti la mia firma oppure mi metti la mia faccia o mi metti il mio cane, e poi la paghi la prima volta e basta. Adesso ti fai fare 10 bacchette e paghi tot. La prossima volta ti fai fare 100 bacchette e non paghi più la serigrafia, perché è già fatta. Spero di avervi detto tutto su queste bacchette. Se avete qualche dubbio, spero di avervelo tolto, spero di non avervi fatto venire altri dubbi parlandovi di tutte queste bacchette. Qui sotto vi lascio anche la mail di Paolo di Evo, quindi scrivetegli tranquillamente, tanto lui è super disponibile, quindi chiedetegli tutto quello che volete. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!